Ciao ragazze e bentornate sul canale. Questo è un video haul di prodotti Glossip Laila Cosmetics. È un prodotto Dior. Cominciamo dal prodotto Dior, che è quello un po' fuori dal coro. Vi ho già parlato del Dior Addict Lip Glow che io ho usato per moltissimi mesi nel 2016, a partire da marzo, e che mi è piaciuto da morire. È veramente è stato uno di quei prodotti scoperta che mi sono sempre detta: io questo prodotto me lo ricomprerò, perché come questo nessuno mai. È un prodotto, è un balsamo labbra che ha questa confezione, oramai la confezione classica di alcuni rossetti di Dior. Io ho provato, ho usato e finito con grandissima soddisfazione la sua versione classica, quella rosa. Questo qui è in edizione limitata ed è il colore Berry. Questo qui. Inutile dire che l'ho comprato da Saracco. Vi ricordo sempre anche l'e-commerce voglioiltuoprofumo.com di Saracco, dove le spedizioni sono sempre gratuite. E il colore è questo. Quindi è effettivamente un colore berry, ma questo è un balsamo labbra, infatti, come vedete, è trasparentissimo. E io lo metto fondamentalmente prima di... Beh, l'odore è delicatissimo. Lo metto fondamentalmente prima di andare a dormire, mi rimette al mondo le labbra. Io fino ad oggi non ho mai provato un prodotto migliore di questo. E infatti me lo sono andata a ricomprare. Non è sicuramente un prodotto economico, a parte che vabbè, si può comprare con gli sconti, però è un prodotto, per quanto mi riguarda, fino ad oggi unico nel suo genere. Niente mi fa lo stesso effetto sulle labbra, e quindi così è. Il make up di Laila che vi voglio mostrare l'ho voluto provare proprio perché c'è lo stand da Saracco Profumi a Grugliasco. Ho avuto modo di pucciare tutto il pucciabile. Sono rimasta profondamente impressionata dalla pigmentazione e dalla scrivenza di tutti gli ombretti e dei fard. E infatti ho preso un ombretto e un fard. Allora, il packaging è bruttino, perché è veramente molto... non è soltanto che è cheap, perché ce ne sono molti chip, è proprio bruttarello, però vabbè, l'importante è il contenuto. Il fard ha anche questa confezione molto classica, che a me ricorda i vecchi fard, perché qui ha proprio quelle, io l'ho tolto, ma ha quel tipico pennellino piatto dei fard di una volta, che forse oggi non si trova neanche più in giro. Questo è il fard numero 02, è un colore malva meraviglioso e ha una scrivenza impressionante, questo blush. E non solo ha una scrivenza impressionante ed è anche molto setoso. Faccio così, ecco. Ha anche una durata sul viso impressionante. Cioè, voi ve lo mettete al mattino e la sera questo blush è ancora perfettamente posizionato e colorato, passatemi il termine, così come lo avete messo al mattino. È meraviglioso e da scontare costa 11,90 €. L'ombretto invece è il numero 19, è un ombretto matte. Ha una cialda rotonda, non ci sono i refill, il colore è questo, è un malva grigio con del marrone, o marrone grigio con del malva, comunque un colore molto molto particolare. Anche questo ha una setosità impressionante. Guardate qua, guardate che roba, ok? Ecco, questo ombretto da scontare costa 10,90 €, ma ditemi voi se non è, cioè è burro, e guardate come, cioè, è una cosa impressionante, ragazze. Io li ho swatchati tutti gli ombretti matte, tutti, me li sarei presa tutti. Tra l'altro c'è un colore ruggine bruciato
fantastico che non escludo di andare a prendere, ma guardate che roba, guardate che roba, guardate cosa, quanto ne ho ancora sul dito e quanto ne ho sul polso. No, veramente, se vi capita provateli, e se siete in zona andate da Salacco, che ha l'intero espositore, potete provare tutto, rossetti, matite, tutto quanto. Ma veramente valgono la curiosità, secondo me. Io mi sono messa a pacioccarli proprio per la curiosità, perché non avevo mai avuto occasione di trovarmi davanti a uno stand di Laila. Sono rimasta impressionata, veramente impressionata. Quindi, se vi capita, buttate un occhio, fatevi un giretto. Poi Anna mi ha regalato questa taglia da 15 ml del profumo Sì di Giorgio Armani, è veramente carinissima, da borsetta è perfetto, veramente perfetto. Poi 15 ml comunque non sono neanche pochi, ed è carinissima l'idea. E questo era sempre in omaggio, uno smalto di Collistar nel colore Tortora 64, ed è questo qui. Anche questo era un omaggio. Poi invece, il giorno in cui sono andata a farmi un giro con la mia amica Silvia alle Gru, siamo entrate da Fiorella Rubino perché c'era un piccolissimo stand con dei prodotti di Glossip. A Torino c'è il negozio monomarca di Glossip, ma per me è scomodissimo, e quindi, visto che eravamo alle Gru e che c'era lo stand, insomma, siamo entrate e abbiamo visto con piacere che c'era praticamente tutto scontato del 20%, qualcosa addirittura del 30%, e quindi io ho preso quattro cose. Ho preso un altro rossetto della linea matte, io ho lo 09, questo è lo 05, è veramente bello bello bello. Questo colore qua ha una scrivenza pazzesca, il colore secondo me è bellissimo, ha una buona durata, non ha una durata estrema, ma ha una buona durata, e soprattutto non secca in nessun modo le labbra, è molto 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 confortevolissimo sulle labbra, non le secca. Non va in giro, mi è piaciuto tantissimo, poi soprattutto l'ho pagato con lo sconto del 20%, quindi ero ancora più contenta. Sempre per le labbra ho voluto prendere una delle tinte tradizionali. Sapete che io di Glossip ho due tinte labbra dell'edizione natalizia, però visto che se ne parla tanto bene, ho voluto provare questo colore, che è lo numero 03 Roseberry della linea tradizionale. Ok, anche questa era scontata. Devo dire, questa qui l'ho usata soltanto una volta, swatchata è molto bella, appena messa swatchata è molto bella. Adesso vi faccio vedere la matita che ho preso da abbinarci, è un colore freddo, ha del blu dentro, è molto molto bella. Devo dirvi che come prima impressione, perché l'ho usata soltanto una volta, quindi una prima impressione, una volta asciugata non mi è piaciuta, aveva un colore che non mi ha convinta, quindi dicevo, da asciutta non mi è piaciuta, la devo sicuramente riprovare, quindi ne riparleremo più avanti. La matita labbra, sempre in sconto, che ho pagato 2,30 euro scontata, è la Lip Pencil numero, chi lo sa, ci sarà scritto da qualche parte, non c'è scritto il numero, ma non importa. Comunque, le matite di Glossip sono queste, io non avevo mai presa nessuna per le labbra, queste qui. Il colore della matita esterna è il colore della mina, sono lo stesso. Ve la metto di fianco alla tinta, questa qua. La matita è questa qua, questo era già un tratto di matita, quindi comunque
va benissimo per la tinta. Non mi è dispiaciuta neanche la matita, un po' duretta per quelle a cui mi sono abituata ultimamente, però comunque è una matita performante che scrive. Molte persone la preferiscono un po' più duretta, preferiscono il tratto e la mina un po' più duretta rispetto a quelle più morbidine, quindi insomma è proprio una questione di gusti. In ultimo ho preso una matita occhi perché questo colore, qua c'è scritto 09 Unforgettable Grey, ma qui non c'è, scusate, allora la matita labbra è la numero 8, We Love It, c'era scritto qui, ok, mentre la matita occhi, questa, e la 09 Unforgettable Grey, questa qua, eccola qua, anche questa scontata, l'ho pagata, e dove ve la faccio vedere qua, l'ho pagata a 2,30 euro, adesso sicuramente non si vedrà il fatto che questa matita è grigia ma ha dei riflessi lilla. Sicuramente con questa luce non si vedranno, non riuscirò mai a farvelo vedere, ma è un grigio con dei riflessi lilla, non si vede, e vabbè, non importa, ce ne faremo una ragione. Proprio per questa particolarità di colore, per il fatto che ha questi riflessi che a me piacciono molto, perché sapete che il viola e il lilla a me piacciono molto, ho deciso di prenderla, e comunque per 2,30 euro, insomma, non mi sono svenata. Questo è tutto. Tra l'altro, no, vi do ancora un'informazione di servizio: se comprate Glossip, se avete la tessera Glossip e comprate nei corner, non so come chiamarli, nei negozi che hanno gli espositori come Fiorella Rubino, non potete accumulare i punti e non potete utilizzare la tessera. Però chi se ne frega, voglio dire, ho preferito la comodità di non dover andare nel negozio che per me è scomodo, e per di più di acquistarlo con lo sconto che in negozio non c'era, anziché utilizzare la tessera. Chi se ne frega, fa uguale. Niente, spero di avervi incuriosito, soprattutto con i prodotti Laila, che per me sono veramente una scoperta. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video, noi ci vediamo al prossimo.